Parma, 28 luglio 1945. Carissimo dottore, scusi se ho ritardato qualche giorno a rispondere al suo cortese benvenuto. Ella può immaginare in quale situazione materiale e spirituale mi trovo dopo quasi 2 anni di esilio. Vi è tutto da rifare, la casa, lo studio e la professione. E in pari tempo mi sembra di ritornare a nuova vita, rivedendo gli amici e i luoghi cari. Mi sento ancora disorientato e trascorro la mia vita tra una visita e l'altra, tra un accesso e l'altro ai vari uffici. Non creda quindi che sia stata scortesia il mio ritardo a rispondere al suo biglietto, che ho gradito più di tutti. Desidero molto rivederla per raccontare le mie peripezie posteriori dell'8 settembre 1943. Sarebbe troppo lungo narrare per iscritto. Piuttosto desidero non indugiare oltre ad esprimere i miei più vivi ringraziamenti per tutto quanto ella ha fatto per me, per i miei familiari e per tutti i miei compagni di sventura, perseguitati dal fascismo. Ella ha fatto veramente cose miracolose. Persino in Svizzera mi è giunta la eco commossa della sua solidarietà coi perseguitati politici e razziali. Infatti, mi sono colà incontrato con l'ex internato jugoslavo Isidoro Pape, che lei certamente ricorda perché abitava a Sissa. Egli ha raccontato, con le lacrime agli occhi, di dovere a lei la sua salvezza. Mi ha detto persino, ora lo possiamo dire, di aver ricevuto da lei documenti falsi per raggiungere la frontiera. Sono gesti indimenticabili, tanto più rilevanti in quanto compiuti da un funzionario di polizia statale, il quale non esita a commettere un reato, almeno formalmente, pur di salvare un perseguitato politico. Ella ha fatto veramente onore al corpo al quale appartiene ed è rimasto fedele nei principi che già anteriore al 25 luglio 1943, cioè nel periodo clandestino, ella aveva assunti a guida del suo ministero. Se gli ebrei jugoslavi internati nella provincia di Parma si sono salvati, lo devono in gran parte a lei. E mi è grato ricordare come nel periodo clandestino ella fosse al fianco di noi antifascisti, con piena solidarietà. Avvocato professor Giacomo Ottolenghi.